Ecco, ci siamo con l'assessore al turismo del comune di Chiavari, Gianluca Ratto. Buongiorno assessore. Buongiorno. Allora, da pochi giorni purtroppo è mancato il vostro sindaco, apprezzato da tutti, direi nella città del Tiguglio, e la situazione sicuramente non sarà tra le migliori, però la vita va avanti e anche le vostre deleghe proseguono. Ecco. Pertanto bisogna fare di necessità virtù e bisogna anche parlare di quella che è stata la vita reale dell'estate 2021 in Riviera e per quanto riguarda Chiavari come sono i dati. Allora, intanto ne approfitto per dire che proprio con il sindaco, con Marco, credevamo in questo lavoro di promozione turistica non solo della città di Chiavari ma di tutto il Tiguglio. Perciò con lui si era avviato proprio nel 2017 dall'adesione al patto strategico per il turismo di Regione Liguria, a tutte le fiere internazionali, abbiamo sempre promosso. Perciò continuiamo con grande convinzione questo lavoro che avevamo proprio iniziato con lui e proseguo dicendo che quest'anno è stata un'estate importante, è stata un'estate di numeri che ci hanno permesso di guardare al futuro con un certo ottimismo. Penso che il lavoro fatto sia stato appunto importante, c'è stato sicuramente un turismo di prossimità, ma non solo di prossimità, perché abbiamo visto riaffacciarsi in città i turisti sia europei che anche qualcheduno sporadicamente dagli Stati Uniti e dal Sud America, dove abbiamo avuto anche una forte migrazione territoriale nei decenni scorsi. Benissimo. Chiavari, insieme alle altre località del Tiguglio, si sono candidate come capitale della cultura. Ci siamo candidati a Capitale della Cultura 2024 proprio da un'intuizione che è nata da Valentina Ghio, sindaco di Sicilia Levante, e esternata durante l'Economic Forum Giannini che abbiamo proprio organizzato noi a Chiavari nei saloni di Palazzo Rocca. Questo è di nuovo un altro aspetto importantissimo, perché il lavoro di squadra sicuramente premierà ancora di più il nostro territorio. Oggi non ci possiamo assolutamente più permettere di lavorare come singoli comuni, ma dobbiamo veramente avere una visione completa di quello che sarà il futuro. Benissimo, ringraziamo l'assessore appunto al turismo del comune di Chiavari e gli auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie.